Venita! Eccezionale. Direttrice viene anche il master. No, beh, i ragazzi. La direttrice. La direttrice. Le spalle. Buonanotte, grazie. Prego. Presidente, buonasera, noi siamo qui ad inaugurare questo strumento, è un'ottica per lo spettrometro di massa che completa in maniera sublime, direi, la catena di cromatografi che già è presente in questo laboratorio prezioso. Tutto nasce più di 100 anni fa, quando un botanico russo, Sweat, decise di fare ciò che avrebbe dovuto fare in modo diverso da come glielo avevano insegnato. Doveva separare dei pigmenti. E lui fece qualcosa a cui nessun altro aveva pensato prima. Li fece correre in una strada che ancora adesso noi chiamiamo in suo onore colonna, eccola, in cui le molecole non arrivano da piedi alla fine della strada tutte insieme, che come noi non correremo tutti insieme. Si separano, esattamente. È la tecnica separativa più importante al mondo, la cromatografia. Alla lettera si chiama appunto cromatografia scrittura del colore. Noi oggi, Sweat al tempo aveva chiaramente solamente l'occhio per poter vedere, noi oggi abbiamo uno spettrometro di massa che riesce a rilevare le molecole con una accuratezza superiore ad una parte per milione e soprattutto con altissima risoluzione. Abbiamo la certezza delle molecole che stiamo rilevando. Questo per noi è fondamentale. Le applicazioni sono chiaramente in ogni ambito, nell'ambito, lei vede lì alla... schermo, avere un'analisi di pesticidi in un'acqua, ma chiaramente il campo forense, il campo farmaceutico, il campo della sicurezza alimentare, il campo della sicurezza ambientale sono quelli che ci interessano. Il campo molto dettagliato. Sì, e soprattutto questo strumento ha una cosa che nessun altro strumento ha la capacità, cioè di rilevare sostanze che noi lo stiamo cercando in quel momento. Quindi fare un'analisi fra 10 anni di un campione che abbiamo analizzato adesso e cercarci una cosa che fra 10 anni magari ci viene in mente che può essere importante, al momento non lo sappiamo e però fra 10 anni può essere fondamentale. Questo nostro vuole essere da parte mia e di tutti i colleghi e da parte di tutti i ragazzi della nostra clinica, vuole essere un elogio della scienza, perché in scienza non vince chi è più forte, non vince chi urla di più, ma vince chi ha le evidenze sperimentali migliori. E voglio dire pubblicamente che tutto questo l'abbiamo realizzato grazie alla Fondazione Garifermo, qui rappresentata dal Presidente Alberto Palma. Ci tengo particolarmente perché era una spesa veramente eccessiva. Già il 50% è stato molto forte per una scuola che ovviamente è statale, quindi combatte un po', no, con le restrizioni, però la fondazione ci è stata vicina sempre. Quindi grazie al Presidente. La fondazione lo fa volentieri quando c'è dall'altra parte lo sforzo e l'impegno anche economico di realizzare sempre nuove realizzazioni nel solco della tradizione. Sì, la tradizione nostra è quella di impegnarci alla sfida, all'eccellenza, a mirare sempre a meglio. Penso che i nostri ragazzi, questi nostri docenti, riescano a far tutto, perché ne vedo molti realizzati bene, o all'università, o nel campo del lavoro,
noi non abbiamo disoccupati, il 50% lavoro e il 50% è all'università con buoni risultati, quindi siamo soddisfattissimi. Ecco, l'alternanza scuola-lavoro funziona benissimo, quest'anno abbiamo avuto un buon finanziamento, 80%, è vero che siamo tanti, però insomma siamo molto soddisfatti. Io lavoro in una volta, perché le cose giuste devono essere dette, al di là di quelle che sono, diciamo, le questioni anche sia per gli studenti che per l'utilizzo del campagna. Questo è il nostro scopo, è quello di fare rete con il territorio sicuramente, e comunque se posso la preside sa bene quanto questa scuola è riferimento per questo territorio, i problemi che ci vengono posti ci permettono di fare una didattica che è significativa vicino al territorio. Veramente vorrei aggiungere adesso, senza, visto che ci siamo un po' riempiti di noi, non vorrei essere troppo, non vorrei essere eccessiva, però vorrei dire che in realtà l'alternanza scuola-lavoro per questa scuola è una diminuzione, perché erano le aziende che venivano a scuola, che venivano qui, perché qui avevano le loro risposte.